Come avete visto in altre lezioni, il concetto di cultura è un concetto complesso, senza confini netti. In un mondo globale le culture interagiscono tra di loro in forme diverse, ma nelle nostre società, soprattutto in una relazione con i gruppi oppressi e una maggioranza di potere, per esempio pensiamo a tutti i fenomeni migratori, si crea un fenomeno di marginalizzazione rispetto a chi proviene da quello che viene definito un esterno rispetto a un nostro interno. E questo crea, delle situazioni di marginalità che non sono legate chiaramente alle differenze, ma sono legate a un processo di espulsione, chiamiamolo così, di concezione di identità che viene minacciata da altri gruppi che vengono percepiti come estranei. Io qua riprendo quanto dice Giuseppe Burgio, che è un pedagogista che si occupa tantissimo di differenze e si occupa anche di intercultura. E lui dice che il rapporto tra la società mainstream, dicevamo la società maggioritaria e dominante, le differenze, siano queste interculturali come con i migranti o intraculturali come con i sordi e gli omosessuali, appare espressione di un rapporto di forza asimmetrico. I gruppi minoritari diventano necessariamente bilingui, mentre la maggioranza no. Questa disimmetria linguistica, dice Burgio, è segnale dell'incompiutezza sostanziale della nostra democrazia. Quindi dietro ci sta anche un discorso di tipo politico. E dice sempre Burgio, dato che il rapporto asimmetrico maggiore e minore, che abbiamo segnalato riguardo alla lingua, agisce anche riguardo alla cultura in generale, i migranti come i sordi e gli omosessuali costruiscono anche un inevitabile biculturalismo. Hanno l'obbligo di conoscere usi, regole e costumi della maggioranza dominante, accanto a quelli della propria minoranza. Più difficilmente accade qualcosa di reciproco. È necessaria una trasformazione culturale, ma direi anche un nuovo modo di vedere. Nel campo linguistico, culturale ed educativo bisogna reinterpretare i cosiddetti diritti culturali in un senso nuovo, non come diritti di conservare ciascuno la propria incontaminata identità, no? Come veniva riconosciuto dal multiculturalismo, cioè ognuno ha la sua identità e vive accanto in maniera contigua senza darsi fastidio, ma sono invece dei diritti di attraversamento e di accesso. Questo è proprio il concetto di accessibilità che vale rispetto a tutte le differenze. Per superare l'asimmetria maggiore e minore, e cioè è necessario stabilire un rapporto che in un orizzonte culturale implichi non solo il diritto dei gruppi oppressi ad accedere alla cultura della società dominante, ma reciprocamente anche la disponibilità della maggioranza a conoscere la realtà delle minoranze entrandovi in contatto in un'ottica di arricchimento reciproco. Questo non significa un'assimilazione, un annullamento delle minoranze, significa creare delle opportunità di rapporto alla pari in cui non ci sia asimmetria e in cui ci si riconosce reciprocamente. Vorrei concludere con un discorso di tipo pedagogico. Perché si è passati dalla idea di integrazione all'idea di inclusione? L'idea di integrazione fa riferimento al fatto che ci sia un gruppo minoritario o una minoranza che deve integrarsi con una maggioranza, adottandone linguaggi, usi, costumi. Bisogna cercare di diventare come tutti gli altri, dimenticando quelle che sono le proprie specificità, le proprie esigenze, ma anche i propri punti forti e le proprie caratteristiche.
Quindi non c'è assolutamente un rapporto paritario, c'è una simmetria, c'è una maggioranza dominante e c'è una minoranza che deve integrarsi, deve diventare normale. Il concetto di inclusione, laddove non si identifica con quello di assimilazione, fa riferimento a una reciprocità. L'inclusione avviene quando due elementi si conoscono, si scambiano tra di loro e si considerano, si scambiano conoscenze, specificità, a tanti livelli, no? Che possono essere linguistici o culturali o anche proprio prospettive sul mondo, proprio un'idea sociale che rimanda anche a un'idea molto bella di uno psicologo sovietico e pedagogista dell'educazione, si chiamava Vygotsky, che ha parlato di area di sviluppo prossimo, che è quella che ci permette, grazie allo scambio sociale, di andare oltre quello che verso cui arriveremo se fossimo da soli. Questo credo che possa valere anche nel discorso tra l'identità dei gruppi e dovrebbe essere un punto di riferimento per chi vuole lavorare non con le diversità, ma con le differenze. C'è anche un altro concetto che mi sembra molto interessante di Giuseppe Burgio che io condivido. L'ottenimento di pari diritti sostanziali è importante, cioè è importante anche battersi per avere degli stessi diritti da un punto di vista sociale, normativo, eccetera. Però l'esperienza, per esempio, degli afroamericani negli Stati Uniti, quindi, ha però chiaramente dimostrato che la conquista di un'uguaglianza giuridica in se stessa non può modificare il problema dell'esclusione e dell'emarginalizzazione delle minoranze. Il problema non è meramente politico, non è meramente giuridico, ma è politico in senso ampio e culturale. Bisogna cioè confrontarci con le categorie teoriche con cui pensiamo ai gruppi oppressi, dice Giuseppe Burgio. Questo pone in rilievo la responsabilità di chi lavora in ambito sociale, formativo ed educativo, perché è chiaro che si possono perpetuare le discriminazioni, così come si può attraverso dei processi educativi e formativi e dei processi di progettazione e di inclusione sociale trasformare non soltanto il vissuto di chi viene marginalizzato, ma soprattutto l'atteggiamento di chi poi emargina e di chi, soprattutto nell'età dello sviluppo, poi diventerà qualcuno che discrimina il prossimo. Un'altra cosa è, dice sempre Burgio, l'essere una minoranza non è una condizione di mancanza, non è un difetto da recuperare e va distinta dai processi di marginalizzazione che colpiscono alcune differenze. Combattere l'emarginazione negando la marginalità è un errore logico, oltre che politico. Quindi non è negando la marginalità, ma riconoscendola e riconoscendola non in termini di esclusione, ma in termini di valore delle differenze che si può costruire una società migliore.